There goes Deante Garrett, looking to go all the way through. It was a high pass, way over the top of Mbakwe. The Russians flying down the floor. Simonovic puts it in. It's off the mark, rebound grabbed by Washington. Here they come. Washington coast to coast all the way through. Here comes the Turin charge. Nell'ultima sfida della seconda fase di Eurocup, lo Zenit San Pietroburgo espugna il Palaruffini della Fiat Torino per 87-73. Nel quintetto iniziale, insieme a Mbakwe, Okeke e Vujacic, ci sono anche Washington, che parte male con molti errori, e Garrett, che riesce sempre a crearsi buoni tiri facendo terminare il primo quarto in vantaggio per 22-18. I padroni di casa provano ad allungare con un ritrovato Washington on fire, mentre l'unico fattore che tiene in partita gli avversari è il dominare a rimbalzo. Alla pausa lunga l'Auxilium va sul 47-36. Nella ripresa lo Zenit cambia faccia. Grinta, buone scelte, buone percentuali e Reynolds, con una perfetta gestione della palla, permettono un riavvicinamento. Torino non chiama timeout nonostante la perdita di inerzia e lucidità e il tempino termina 65-56 per i russi. Nell'ultima fase di gioco lo Zenit continua a macinare triple e rimbalzi offensivi, giocando con i 24 secondi, chiudendo definitivamente l'avventura dei piemontesi in Europa, che erano obbligati a vincere di minimo 12 punti per passare. Karasev stellare, con 17 punti a referto. Prima partita e prima sconfitta per Galbiati e Comazzi alla guida del team. Gordon, bounce pass, Karasev, big finish. Here he goes again, Griffin, back to the foul line and put in by Yevgeny Valiev. Turin battered, bruised and blown to bits in the third quarter. A Russian retaliation of the highest order from Zenit St. Petersburg and win the game by 14 points. Cercare di correre troppo e far passare il tempo, a me andava bene così, questo è il punteggio. E questo è quanto. Sinceramente, quando siamo andati negli spogliatoi, sapevamo che era in ritardo, perché l'avevano fatto a casa loro, l'hanno fatto domenica con Novgorod rientrando da meno 14 nell'ultimo quarto, hanno fatto un miliardo di volte in tutte le partite che abbiamo visto. Purtroppo lo sapevamo, non abbiamo avuto la lucidità di resistere alla loro pressione, alla loro forza di fuoco. Questo ci rammarica tanto, perché purtroppo oggi finisce la stagione europea di questa squadra qua. Noi siamo qua da luglio, ancora ricordo il primo giorno che ero qua per costruire.
di questa squadra, abbiamo fatto, è da luglio che facciamo le notti per scegliere i giocatori, per guardare le partite. Spiace? Spiace perché è sempre bello giocare, sono sempre belle le competizioni. Chiaro che con questi due giorni qua ci hanno stancato parecchio e oggi abbiamo finito le energie e di fronte secondo me avevamo una grande squadra con almeno due giocatori che non c'entrano niente con questo livello di gioco, perché tutto rispetto per tutti, oggi Karasev è fuori categoria e poi ne hanno tanti altri. Spiace, da qua promettiamo, ci siamo detti di altri ragazzi, che dobbiamo tornare quelli che hanno fatto appassionare questo palazzetto qua, quelli che l'hanno riempito, quelli che hanno vinto delle partite importanti. Questo lo promettiamo noi, sicuro, ci lo siamo promessi, ce lo siamo detti, un lavoro perenne per questi ultimi 4 mesi di stagione e poi tutto quello che verrà ce lo prendiamo e vogliamo che sia il meglio possibile. Stefano. Sì, io credo che questa sera avevamo un obiettivo e un sogno, chiaramente l'obiettivo era vincere la partita, perché la prima cosa che ci serviva era una vittoria e il sogno era di vincere 12 punti. L'abbiamo accarezzato facendo, secondo me, un primo tempo ottimo, in maniera abbastanza evidente. Purtroppo, come diceva Paolo, c'è il rammarico di non essere riuscito a dare continuità a questo nel secondo tempo, un po' come era successo anche quando abbiamo giocato a San Pietroburgo. Sapevamo che è una squadra che ha questo tipo di rimonte e non siamo riusciti a contenerla. Sicuramente loro sono cresciuti nel terzo quarto, noi abbiamo fatto qualche passo indietro, nel senso che nel primo tempo, a parte i primi minuti, siamo riusciti a muovere bene il pallone, a prendere dei tiri aperti, a fare qualche canestro difficile che comunque fa parte del gioco, soprattutto quando prima fai quelli facili, a fare delle buone difese, delle palle recuperate, ad alzare il ritmo. Dopo questo non c'è riuscito più, nel senso che a volte sembriamo come un bambino che prova a toccare una fiamma e vede se si brucia o no. E purtroppo toccare le fiamme si brucia. Noi dobbiamo pensare che l'idea, e i ragazzi lo sanno, è giocare sempre con il primo tempo. Che non che perché siamo avanti poi magari viene la voglia di fare qualcosa un pochettino più da soli. Dobbiamo continuare a giocare insieme e secondo me vogliamo ripartire da quanto si è visto, perché come ha già detto Paolo, e quindi non mi dilungo più di tanto, finisce una stagione europea, ma continua ed inizia per noi due un'altra stagione, che è quella del 12 partite di campionato, e una o speriamo anche più partite di Coppa Italia, e perché no, di playoff.